8? No, è colpa tua, mi hai scaricato il giocattolo. No, hai rotto la scatolina. No, no, una si è scaricata. Bastardo! No. Si cambiano le batterie comunque. Allora, praticamente, prima, 2 secondi prima di andare in onda, il coglione si accorge che gli manca il liquidino nello sigarettino, no? Perché la mia è la sigarettina, la tua è la sigarettina. La mia è la sigarettina, è sempre perfetta. Andate sempre a misurarvele in bagno le sigarettine, vai. Allora, la sigarettina elettronica di Paolo è osservato io e scarico. Scarichino. Ovunque, cioè c'è liquido ovunque. Sai che comunque la tua finezza mi lascia sempre. No, sì, hai delle perifrasi, Marco, che sì, sai che sono. Voi capite male. Siccome il problema è che quando tu vai all'estero a vivere, poi inizi a parlare l'altra lingua. Come io avevo degli amici baresi che a un certo punto dicevano veramente: scendi il cane che lo piscio, queste robe qua. No? Io ho detto bom. No, la cosa strana tua è che nonostante vivi negli Stati Uniti, tu non c'hai quel modo di parlare. Italiano mi sta americano. No. Tipo, sai che l'italianese. Sì, no, sai che ho visto una Chevrolet Corvette. Noi non vi abbiamo mica parlato di un mezzo incubo che abbiamo dovuto vivere per qualche giorno. Cioè? Qua. L'asciugone palanca, niente a confronto, signore. Addirittura. C'è venuto a trovare questo simpatico signore italiano che si è trasferito in Canada. Salutiamo anche la sorella che ci ascolta. Quindi stai attento a quello che è simpaticissimo. Il problema è che lui si è un po' americanizzato e quindi è uno di quelli che quando deve dire la parola in inglese la dice proprio con pronunciona, si sforza. Quindi, guardi, mi piacerebbe una Coca-Cola. Hai visto che bella? Hai visto che bella quella Chevrolet Corvette che è passata? Tutti, ma vai a cagare, pirra. Comunque, signori, Salvini non è un cazzo di nessuno. Bravo. Salvini non è un cazzo di nessuno. Fabio, preparati, quando senti questa non ci credi. Dammi la base, per favore, militare, per favore, una base militare, perché signore e signori, è successo di nuovo. Voi sapete che io ho questo, purtroppo io ho questa brutta sfiga addosso, no? Io creo una cosa, una mia idea, no? Sì. Che può piacere o non piacere, sì. E poi la gente non fa altro che criticarla, massacrarla e tutto, vedi lo Zoo di 105, però poi la copiano tutti, no? Uh-huh. Cercano di imitarla tutti e cosa fanno? Vengono, ascoltano, fanno la spesa, si fanno loro delle idee, in più magari poi mi denunciano anche per dire, no? È meglio stare zitti adesso. Cioè, comunque, diciamo che è proprio la prassi, no? Sentono l'idea che io ho avuto, me la copiano e io ovviamente, essendo più piccolo, la prendo nel culo, perché poi noi non siamo protetti da nessuno. Ieri abbiamo avuto un poliziotto in onda che si è confessato, ma nessun giornale l'ha scritto. No. Se per caso vengo denunciato da una subretta, allora lì, prima pagina e sei tutto. Sei l'umpa lumpa della radio italiana, Marco. Morale, mi sono inventato una roba normalissima, nel senso, cioè, che ideona, però sono stato il primo a farlo. Ho fatto una radio dance a Miami, giusto? Sì. Wow. Bene, allora c'è questa radio enorme che ha 100.000 watt, noi abbiamo 250 watt, questi 1.000, noi 250, cioè noi siamo una scorreggia nell'oceano, no? Questi hanno iniziato a farci la guerra, no? A fare i promo, mi obbligano a mandare in onda delle robe perché c'è un accordo fra di noi, sì, eccetera. Al che mi sono rotto il cazzo, ieri insieme alla mia squadriglia qua abbiamo trovato un cazzo. Sì, abbiamo trovato. Ecco, arriva Fabio! Ve lo giuro, non sto scherzando. Arriva! Abbiamo trovato un carro armato. No. E andiamo a dichiarare guerra al gruppo radiofonico più grosso d'America. Questo pazzo bastardo ha affittato un carro armato per arrivare, no. Fabio! Peggio, ragazzi, me l'ha prestato lo sceriffo di Miami. Si è fatto prestare un carro armato dallo sceriffo! Aspetta! Siamo sulla torre di controllo della cazzata! Ci gettiamo nell'ignoto! Sentito, a Miami gli sceriffi hanno i carri armati. Vero, ho visto, guarda Linus qua sotto col bazooka. Speriamo che gli ausiliari del traffico non ci sparino un missile nucleare. Vabbè, ma vai a fanculo. Ma vai a cagare, i carri armati. Non hai capito. Ma la convinzione con cui me l'ha detto ieri. Certo. Ma guardate, senti, ascolta, io ho già chiamato uno sceriffo. Sì, mi faccio prestare il carro armato. Sì. Vado là, una ficata. Allora, ogni contea negli
negli Stati Uniti, sapete, sì, che ci sono le contee, no? Certo, perché, sì, sì. Ma è vero, cioè, ma senti, ma Dick Duster, senti, ma zio Jesse non c'è. Marco, segnati i nomi. Franco Cutolo di Miami. Ok, segnatelo. No, ma lui non è che deve far sparire la direzione. Vabbè, piano piano, dai. Cioè, lui vuole fare una roba divertente, andare in un parcheggio e fare un po' di cacciara con un carro armato vero. Vuole fare, allora, il carnevale. Ogni contea e ogni sceriffo negli Stati, sì, Uniti ha a disposizione un carro armato. Ma che cazzo, Zard! È arrivato Zard! Ma che cazzo, nel caso di dichiarazione di guerra. Cosa fanno? Sparano col carro armato, arriva a metà dell'oceano e scende giù. Cosa fanno? Ci sventano i taccheggiatori con i carri armati. Ma comunque, vai a fanculo, tele, i team e i G.I. Joe. Allora, io adesso, sì, non so se usare gli ascoltatori, chiedervi un piacere per andare ad attaccarli anche mediaticamente. No, secondo me no. Ma non capiscono tanto. Cioè, la cosa... Secondo me, sì. Secondo me. Perché questi sono veramente. Allora, noi italiani ci insultiamo spesso, no? Io, certo, per primo, no? Sì. Siamo dei coglioni, supponenti, pensiamo di essere i numeri uno, intanto ce lo facciamo mettere nel c***o. Ma gli americani sono dei coglioni. Che babbi di me. No, però perché vuoi andare con un carro armato in un parcheggio a minacciare un'altra radio? Sì. No, è una roba matura. Non è un'altra radio, ne hanno 22 loro, solo su Miami, sti mafiosi di merda. Prendiamo un sommergibile, spuntiamogli dal cesso. Bravo! Siamo esagerati, dai, cazzo. Perché accontentarsi di un carro armato quando ad esempio potresti avere un'armata mongola? Facciamo venire 100.000 tartari con delle spade ricurve. Aspetta, vieni con me, Paolo, allora. L'armata mongola, Marco, della Mongolia. Sì, certo, Marco, perché io sono originario della Mongolia. Basta. Sì, ma a proposito, ti salutano tanto da Ulan Bator, dicono quando torni, Paolo. Ma Gengis Khan non era tuo parile? Ho parilato. Ciao, che saluto i miei parili, ciao. Comunque Marco era un altro Khan, il suo parente, non Gengis. Lo so. E a proposito di Khan, c'è un Khan all'interno del gruppo? Che è Luca Alba, ovviamente. Un ricco. Però ragazzi, lui è molto ricco, sapete che lui è molto ricco. Ambiente. Infatti volevo chiedere a Luca Alba se poteva innanzitutto rispondermi se c'è o non c'è quella cosa che mi ha promesso. Un attimo che sto mangiando. Un attimo che è arrivato adesso lui. Ma tu ti rendi conto? Cioè l'ultima ruota del carro, di tutte le ruote dei carri, arriva in ritardo mangiando. No, sbagli Marco, perché è colpa di Cracco che è arrivato in ritardo a fargli il catering. Testa di cazzo, guarda. Ehi, bello, la prossima a casa vai, Cracco, arriva. Luca, a posto quella roba lì o...? No, aspetta che c'ho l'ostrica un attimo dietro. Schifo poi, guarda. Neanche il sapore del prosciutto. Neanche di oggi pomeriggio, di stamattina me l'ha portate quel bastardo. Sai che colori la carta e la metti nel pane, secondo me. Ovvio. L'ultima volta che hai mangiato proteine penso che sia stata la tua comunione, credo. Ragazzi, è cambiata la musica dal 2016. Lui va in giro in motorino con la visiera aperta, tiene la bocca spalancata dietro nei moscerini. Si fa i denti gialli apposta per attirare le mosche. Lui ormai ha i fanoni, cazzo. Vive di grill. E c'è ancora addosso la mia maglietta. Sì, quale? Quale? Un'azienda nuova che ho comprato, Marco. Ma vai a cagare, vai. Ma a proposito di ricchezza, ritorna il TG Ricchezza, andiamo. Angosciante. È di questa mattina la notizia del comune di Milano che ha prorogato i saldi fino al 18 marzo. Panico tra gli abbonati del circolo del golf di Cisleano, che hanno immediatamente querelato il sindaco Pisapia per molestie economiche. Si è parlata di una manifestazione già organizzata in pieno centro a Milano da parte degli abbienti, che faranno una parata con aerei privati con degli striscioni. Aberrante. Il figlio del marchese Colantuono della Varonessa ha deciso di aprire una sede della loro azienda nella periferia di Varese, prendendo in considerazione di assumere gente al di fuori della cerchia. Alcuni facoltosi hanno già posto in stato di vendita le proprie dimore, nel timore di dover incrociare persone con al polso facsimili che guidano turbo diesel. Sostanziale. Comunicato importante a tutti gli
abbienti, sì, ha avvistato uomo sulla Trentina a girarsi nelle vie del centro con abiti non di sartoria, aia, e con la camicia senza le iniziali. Aia. Vi raccomandiamo massima allerta e attenzione, si pensa sia armato di bancomat, lo potete riconoscere dalle scarpe. Vari sono stati gli avvistamenti, si mormora che il soggetto indossi un paio di Merrell modello 2003, aia, avvisati già gli istituti di vigilanza privati e la Mondial Pol. Fino a comunicato contrario, cliccate il tasto a forma di chiave sulle vostre sportive. Ma veniamo al collegamento con il nostro inviato opulento, che è già pronto sul posto per delucidarci sull'avvenimento. Sei lì? Dov'è? C'è? Sì. Sì, c'è. Non hai paura di incontrare l'inadeguato che circola per le vie del centro? Oh. Pelle d'oca. Ma non hai paura? Ah, oh, sono temerario. Certo, tu ci ho aperto anche a gennaio. Oh figa. Cosa, opulento? L'hai visto? No, io. Visto uno col gratta i vinci in mano. Vabbè, allora. Circolato. Opulento! Opulento! Figa. Sta grattando davanti ai miei occhi sul cofano di una Golf. No, opulento, non guardare. Che schifo. Cosa? Che vergogna, cazzo. Dai, ma se passa un bambino con l'autista, le pressioni. È tutto per oggi. E svogliatezza a tutti. C'è un mondo realmente così. Sì, noi li abbiamo visti. Qualcuno l'abbia conosciuto. Sì, ma da lontano li possiamo conoscere noi. Ah, dimenticavo, scusate, madonna che ignorante che sono. Luca, merda. Sì. Okay.